Andrea, abbiamo parlato questa mattina con Eric e abbiamo parlato di abbigliamento. Con te invece parliamo delle altre novità di Italia Independent. Eccomi, beh, 2012, un anno molto importante, avremo parecchie novità, parto forse da qualche cosa che non è di prodotto ma è un progetto che sta partendo e sicuramente segnerà la storia di Italia Independent, è il progetto degli corner presso ottici indipendenti in Italia, cioè partiremo con degli spazi che ci verranno dedicati da alcuni clienti che sono degli ottici indipendenti che si trovano in location prestigiose in Italia, e all'interno di questi spazi andremo ad allestire dei corner con un concept che abbiamo sviluppato insieme a Change Design e che riproduce in piccolo il concept dei nostri monomarca. E quindi troverete all'interno di questi ottici non solo gli occhiali ma anche capi di abbigliamento e accessori. Questo rappresenta un'assoluta novità sia per il mercato che per il brand, perché offre agli ottici una possibilità di differenziazione, quindi offre agli ottici la possibilità di attrarre persone al loro interno con oggetti e prodotti nuovi, e sicuramente offre la possibilità di tali indipendent di avere una maggiore visibilità sul mercato nazionale, che per noi è fondamentale, perché diciamo anche per gli sviluppi futuri e sviluppi internazionali è necessaria una presenza forte e consolidata in Italia, appunto. Poi vedremo anche tante altre novità al Mido, sì. A livello di occhiali. Sì, possiamo già fare forse delle anticipazioni, anzi mi sento di fare delle anticipazioni, perché la divisione ottica, che rappresenta per noi l'attività industriale, l'attività preponderante di Italia Independent, avrà due novità assolute. La prima novità è una novità, diciamo, di prodotto, sono gli occhiali che abbiamo denominato internamente iMirror, perché sono occhiali che hanno la montatura specchiata, quindi di solito siamo abituati a vedere le lenti specchiate, invece per la prima volta presenteremo delle montature specchiate, caratterizzate come al solito da vari colori, e il colore che ci ha sempre contraddistinto e ci contraddistingue, e quindi diciamo che abbiamo messo e portato sul mercato e porteremo sul mercato un'ulteriore novità, perché è qualcosa di molto inusuale. Gli occhiali sono in plastica, appunto, possiamo forse anche vederne uno, che siano questi, qui ce ne sono una serie, ecco. Eccoli. E come potete vedere, come puoi vedere, non solo hanno la lente specchiata, ma l'intera montatura è specchiata. Ancora più importante invece è un'innovazione che andremo a proporre a livello di materiale e di, relativo alle lenti. Ecco, quindi qui si tratta di un'innovazione non di stile, che ci sta contraddistinguendo sempre. Per esempio abbiamo lavorato, come ben sapete, sul velluto, su materiali alternativi, in questo caso, come ho appena detto, anche sulle montature specchiate, ma in questo caso ci siamo spinti oltre, abbiamo voluto lavorare con un nostro partner nello sviluppare delle lenti che abbiamo denominato internamente iChromic. Per gli addetti ai lavori si tratta fondamentalmente di lenti fotocromatiche, ma sono delle lenti fotocromatiche che presentano un'assoluta novità, in quanto partono da una base che è scura del 15% e si scurisce fino all'85% di questa lente. Il risultato è quindi una lente che possiamo utilizzare 24 ore su 24 e che all'aspetto, quindi quando la si indossa, non dà quel look un pochettino, diciamo, curativo che hanno invece le lenti fotocromatiche che siamo usati a vedere, che tra l'altro sono delle lenti che sono sempre state proposte in dei colori, dei marroni o grigi, e che pertanto non sono mai state cool come lenti. Invece noi vogliamo proporre queste lenti fotocromatiche altamente tecnologiche, che rispondono in maniera rapidissima alla luce, quindi quando uno cambia ambiente,
in vari colori, e quindi questo, questa innovazione insieme all'innovazione che stiamo facendo di stile sui prodotti e sulle montature, penso farà di Italy Independent nel 2012 un forte passo avanti. Una cosa che ci è sempre piaciuta molto, che state facendo da un po' di stagioni, è il lancio, la presentazione, diciamo così, delle collezioni invece che con una campagna pubblicitaria, con dei video. Siete stati in diverse parti del mondo, adesso a febbraio mi hanno detto che c'è la presentazione del nuovo video. Beh, siamo un po' conosciuti, insomma, diciamo che l'APO è molto conosciuto per essere un innovatore nella comunicazione, e non potevamo proprio noi di Italy Independent non trovare dei progetti o delle innovazioni anche in questo senso. E ormai da un paio di stagioni che fondamentalmente siamo partiti con un progetto che abbiamo denominato Be Independent Everywhere, dove portiamo in varie location del mondo i nostri prodotti e li facciamo indossare dalla gente comune. Quindi la gente comune diventa protagonista del nostro progetto, del nostro marchio, questi video insieme faranno la storia del brand. Da questi video, che sono dei video in HD realizzati da una nostra troupe interna, estrapoliamo poi il materiale di comunicazione, estrapoliamo quindi anche per esempio le immagini dei cartelli vetrina per l'ottica, le immagini dei cartelli vetrina per l'abbigliamento, caschi, collaborazioni speciali. Insomma, è per noi un modo di raccontare la nostra storia attraverso la gente comune, la gente che incontriamo per strada, a cui raccontiamo anche il nostro progetto, quindi è una possibilità di comunicare anche con la gente, e speriamo fra alcuni anni di poter mettere insieme tutti questi video, invitarvi e fare vedere quella che è stata l'evoluzione del brand sia a livello di comunicazione che a livello di prodotto. Andrea, grazie, ci vediamo di sicuro al Mido, che è a breve. Grazie a te, grazie a voi e un saluto a tutti.